Fano compie un balzo in avanti nella connettività delle sue aree industriali. 50 km di fibra ottica realizzata da FibraWeb permetteranno infatti una svolta 4.0 alle aziende gravitanti in zona Metauro, Cuccurano, Rosciano e Bellocchi. Un'opportunità analizzata nella Sala della Cultura in un workshop sul tema della fibra ottica al servizio dell'industria. È un passaggio strutturale molto molto importante, perché la fibra ottica è al centro del per esempio il fulcro dell'industria 4.0, permette sia alle industrie, sia alla popolazione, sia a tutta la municipalità di fare un salto di qualità importante, anche perché è lì che permette poi la digitalizzazione, il miglioramento dei servizi, l'apertura verso il mondo in generale delle aziende, per cui accedere a servizi che stanno in cloud computing, intelligenza artificiale eccetera, per cui è la base di uno sviluppo strutturale del territorio. Nella tavola rotonda sono stati portati anche case history aziendali che beneficeranno di questa svolta infrastrutturale, come l'eccellenza nautica della Wider. Lavoriamo molto sui progetti. I progetti normalmente sono fatti, eseguiti su software che richiedono una capienza in termini di archivi e in termini di capacità anche di esecuzione molto elevata. Quindi il semplice trasferimento di elaborati digitali attraverso la rete chiaramente richiede una rete che sia idonea a far trasferire nel minor tempo possibile, con la migliore efficienza, gli elaborati che ci consentono di fare il nostro mestiere. La disponibilità di tecnologie ovviamente rende possibile l'implementazione di servizi evoluti e di conseguenza quindi la disponibilità di tecnologie è assolutamente importante. L'università ha ovviamente un ruolo significativo, perché è quella che traina la ricerca attraverso quindi la partecipazione a progetti congiunti di ricerca tra università e imprese. Si possono studiare nuove tecnologie, si possono implementare nuove forme di realizzazione delle infrastrutture, tale per cui quindi su queste infrastrutture possono essere offerti dei servizi innovativi di interesse per le imprese. Servizi innovativi che possono andare dalla produzione, industria 4.0, industria 5.0, sono delle parole chiave che nascondono in realtà dietro delle evoluzioni tecnologiche che fanno comunque affidamento sulla disponibilità di una connessione a larga banda assolutamente evoluta, così come servizi per i dipendenti, pensiamo al telelavoro, no? Che adesso è di estrema importanza, così come le teleconferenze e la realtà immersiva. Noi siamo dall'Umbria, siamo arrivati alle Marche, siamo approdati in provincia d'Ancona, adesso ci stiamo spostando verso la provincia di Pesaro, poi andremo contemporaneamente anche verso Ascoli, per cui cercheremo di coprire un po' tutte quelle che sono le Marche, dorsali importanti, con dorsali diversificati rispetto agli operatori principali. Questo è un grosso vantaggio, perché permette ulteriore vantaggi tipo la resilienza dei servizi, per cui avere due reti diverse sarà uno dei vantaggi del futuro in particolare.